Ben ritrovati dopo il riposo lungo, le due squadre scendono in campo per l'inizio della terza frazione. I padroni di casa scendono con il quintetto con cui hanno concluso la seconda frazione e anche tra gli ospiti non dovrebbero esserci cambi, quindi si ricomincia con gli stessi quintetti. Canestro per i padroni di casa e fallo tecnico chiamato da un giocatore della Nuova Gatirno. Subito emozioni dall'inizio anche di questa terza frazione per una partita che al momento sta vedendo i padroni di casa in vantaggio e una serie di colpi di scena entusiasmanti. Le due squadre non si stanno risparmiando, stanno veramente correndo a mille. Adesso il signor Barbera, Pezzarossa, Raselli, prova Galipo a rubare il pallone, ancora Raselli, pick and roll di Jovic, pallone dentro per Warwick che prova il passaggio senza guardare, cercando Jovic, ad avviso del signor Tartamella, infrazione. Se non sbaglio, infrazione doppia fischiata, spero di non sbagliarmi, di darvi l'informazione giusta. Adesso Delise per la squadra ospite, prova Delise da tre, pallone corto, Warwick al rimbalzo, Raselli, scivola Raselli e va a recuperare palla a buon tempo che in contropiede, in transizione, scusate, va ad appoggiare comodamente per il meno 11, 44-55. A favore dei padroni di casa dell'ASD Basket Mazara, ovviamente sugli ospiti della ASD Nuova Gatirno, formazione come già ricordato che viene da Capo d'Orlando, quando non è trascorso nemmeno un minuto dall'inizio di questa terza frazione. Raselli, che prima era scivolato, si era tirato con sé un avversario, aveva trascinato al suolo, aveva bagnato il parquet che è stato asciugato e si è ripreso il gioco con il possesso per i padroni di casa dopo il canestro subito da Buontempo, con Warwick che adesso passa a Jovic. Jovic, pick and roll, pallone per Jovic, fischiata un'infrazione, 3 secondi e quindi pallone in favore degli ospiti. Se non sbaglio il fallo era stato chiamato addirittura dalla panchina avversaria, l'arbitro ha preso nota e ha fischiato. Buontempo, Raselli prova il passaggio ma il pallone termina sul fondo. Cambio, esce Raselli, entra in campo Daniele Bono, il giovane play che era già entrato per alcuni minuti nel corso della seconda frazione, ragazzo di personalità, elemento molto giovane, vera sorpresa in questa prima parte di campionato per i padroni di casa che hanno subito il canestro che riporta ancora sotto gli avversari a meno 9, 46-55 per il canestro messo a segno da Delise, fallo fischiato a Cordici e quindi due tir liberi in favore dei padroni di casa. Il fallo era stato commesso sul nostro centro Aleksandar Jovic, il centro montenegrino che oggi mostra tutto il suo strapotere fisico al cospetto di una squadra che paga l'assenza di un vero lungo di ruolo e quindi sta patendo il centro mazzarese. Jovic mette a segno il primo, sbaglia il secondo,
La situazione vede nuovamente i padroni di casa in vantaggio per 10 lunghezze, 56 a 46. Randazzo riporta a meno 8. Nemmeno il tempo di ricordare il parziale, che gli avversari mettono a segno il canestro del meno 8. Adesso è Galipo che prova a rubar palla a Bono, Warwick, Lottatori, pallone dentro per Jovic, Lottatori, passaggio sbagliato, Delise approfitta, va a rubare palla e subisce il fallo da Warwick. Per fortuna il pallone non è entrato, ma gli avversari beneficeranno di due tiri liberi. Signor Barbera cede palla a Delise per il primo dei due tiri liberi. Primo tiro messo a segno. 49-56, meno 7. Un fallo per parte quando sono trascorsi poco più di 2 minuti e mezzo dall'inizio di questa terza frazione. Anche il secondo è messo a segno. 50-56. Bono chiama uno schema. Pallone per Pezzarossa. Ancora Pezzarossa affronta e supera a buon tempo. Si lancia letteralmente all'attacco del canestro avversario, andando a realizzare il più 8. Ancora a buon tempo, bravo Bono a provare ad ostacolarlo, ma altrettanto bravo buon tempo a realizzare il canestro. E adesso stava per rubar palla per il passaggio da Bono a Pezzarossa, ma si è portato il pallone oltre la linea, quindi rimessa lato in favore della squadra padrona di casa. Warwick, Bono, chiama uno schema, Pezzarossa, Bono, Warwick, conquistano palla senza fallo gli avversari, prendendo il rimbalzo dopo il tentativo di tiro di Warwick. Adesso è Delise che prova il tiro, bravo Jovic a recuperare il rimbalzo. Jovic, Delise si batte, ruba palla, ruba il rimbalzo letteralmente dalle mani di un giocatore mazzarese, conquista il pallone che va a finire a Galipo che prova il tiro. Hanno ricominciato a macinare il gioco gli avversari, che stanno cercando di mettere in campo molto agonismo per sopperire alle carenze fisiche, ai vari gap fisici con i padroni di casa. Adesso era riuscito a mettere a segno la tripla Lottatori, ma è stato fischiato un fallo di Warwick, quindi secondo fallo, anzi primo fallo per i padroni di casa. È rimessa a lato per la squadra ospite. Il gioco non riprende ancora. Più di una volta, con le cadute all'interno della lunetta, viene bagnato il parquet e quindi l'arbitro, prima di far riprendere il gioco, fa asciugare lo stesso terreno di gioco per evitare di far scivolare i giocatori. Strati, passaggio per Galipo, prova il tiro, Jovic prova ad ostacolarlo, Delise da sotto invece riesce ad appoggiare nonostante il disturbo di Leone. Il meno 4, si rifanno sotto gli avversari che sono usciti più tonici dallo spogliatoio e al momento con un gioco tutto cuore si stanno riportando sotto. E adesso è bellissima la manovra dei padroni di casa. Lottatori provava il canestro. Canestro messo a segno, ma era stato fischiato precedentemente un fallo da parte del numero 15, Randazzo, e quindi 2-2 il computo dei falli. Prima avevo detto 1-1, probabilmente non era stato segnato dal tabellone il fallo del Mazzara. Bravissimo Lottatori, terza tripla. 61-54.
Delise. Ancora Delise, prova il tiro corto, Delise recupera il pallone, non riesce Jovic a far proprio lo stesso, che viene a recuperare e messo dentro questa volta da Delise nella maniera giusta, riporta la sua squadra a meno 5, 56-61, quando sono trascorsi quasi 6 minuti dall'inizio della terza frazione. Adesso prova Jovic la tripla, il pallone viene raccolto subito dalla squadra avversaria, che adesso è imposta con Strati. Strati prova ad entrare dentro, terzo tempo bellissimo di Strati, che va ad appoggiare e riporta gli avversari a meno 3, 61-58. Stiamo rischiando di riaprire una partita che alla fine della seconda parte di gioco vedeva i padroni di casa in vantaggio per 11 lunghezze. Adesso viene fischiato l'infrazione di passi a Leone e nello stesso momento coach Bonanno chiama la sospensione. Quando mancano 3 minuti e 48 alla fine della terza frazione, il punteggio vede i padroni di casa avanti, seppur di poco, di sole 3 lunghezze sulla squadra ospite, 61-58. E adesso ci fermiamo per il minuto di sospensione. Terminato il minuto di sospensione, le due squadre si apprestano a tornare in campo. Warwick ha preso il posto di Leone. Non ci sono stravolgimenti nel quintetto avversario. Si riprende con la rimessa a fondo per gli avversari, che chiamano subito uno schema con il numero 8 Strati, il play che porta avanti il pallone da Strati a Cordici, pallone per Delise, bravissimo Delise a far fuori un avversario con una finta di corpo ed andare a mettere a segno dai limiti del pitturato in posizione defilata il meno 1, 61-60. Adesso è bravo Warwick a giocarsi un pick and roll con lottatori, pick and roll giocato ad arte, perché va a mettere a segno nuovamente il più 3 Randazzo. Delise, bravo questa volta Pezzarossa a rubar palla, prova il tiro Pezzarossa ma subisce il fallo da parte di Strati. È stato fischiato un fallo antisportivo e quindi due tiri e possesso per i padroni di casa. Viene fischiato da quest'anno sempre il fallo tecnico quando vi è il cosiddetto fallo da ultimo uomo, in questo caso Strati ha ostacolato Pezzarossa e non ha potuto evitare questa decisione all'arbitro. Pezzarossa mette a segno il primo, 64-60. Ancora Pezzarossa, anche il secondo è messo a segno, 65-60, e si riprenderà con la rimessa lato in favore della squadra padrona di casa. Pezzarossa si incarica di rimettere in gioco la sfera. Pezzarossa a Raselli, che ha già chiamato uno schema. Pezzarossa, Warwick, Pezzarossa per un attimo ha pensato al tiro, poi ha passato il pallone a Raselli. Ancora Raselli, prova il tiro dall'altezza dei due tiri liberi e mette al segno il più 7, 67-60. Nuovamente break positivo per i padroni di casa, che avevano visto il recupero degli avversari che erano arrivati a meno 1 da una distanza quasi siderale, da un meno 11 o un meno 12, non ricordo bene. Comunque vi è adesso la reazione dei padroni di casa, che dopo essersi assopiti per un paio di minuti stanno nuovamente cercando di rimettersi in carreggiata giusta. Se non sbaglio è stata chiamata una sospensione
e quindi sospensione quando mancano 2 minuti e 20 e i padroni di casa sono avanti per 67-60, 4 falli per gli ospiti, 2 per i padroni di casa. Riprenderemo tra poco dopo la sospensione. Ritornano sul parquet le squadre dopo il minuto di sospensione. Ancora non si riprende il gioco. Raselli si prepara a ricevere il pallone per la rimessa, il possesso per i padroni di casa. Pallone per Giovic, pezza rossa, lottatori finta il tiro, entra dentro, pallone per Raselli che prova la tripla corta, buon tempo recupera il pallone, passaggio per Delise. Galipo bravissimo a far fuori Raselli, scivola Delise e sono ancora i padroni di casa che fanno girare bene il pallone con Warwick che di forza arriva fin sotto canestro e di prepotenza appoggia il più 9, 69-60. Ancora gli avversari che con buon tempi portano avanti il pallone, Randazzo, Delise, Cordici, la sua intenzione era buona, peccato che abbia commesso un'infrazione di passi, molto evidente tra l'altro, quindi possesso palla per i padroni di casa. Lottatori, finta il tiro da tre, passa Warwick che quest'oggi è davvero un killer dalla linea di fondo, mette a segno il più 11, 71-60 quando manca poco meno di un minuto e mezzo alla fine della terza frazione. Adesso Randazzo prova Delise, buon tempi, ancora Delise prova il tiro da tre, non bisogna fare tirare però questi ragazzi che hanno dimostrato di avere, se così si può dire, il grilletto facile. Pezza rossa prova in transizione ad appoggiare sul rimbalzo Warwick ma il pallone non ne vuole sapere di entrare e quindi sono ancora gli avversari che portano avanti la sfera. Galipo, Cordici prova il tiro da tre e vi riesce, 63-71, manca ormai poco meno di un minuto, due possessi scarsi alla fine di questa frazione. Lottatori mette a segno la quarta tripla, non riesco ormai a trovare più aggettivi per definire questo giocatore che quando è in giornata sì è la vera e propria manna dal cielo per i padroni di casa. Bravissimo anche Warwick a recuperare un pallone, stanno facendo una partita eccezionale il capitano e l'ala, stanno realmente demolendo la difesa avversaria. Lottatori ancora, prova in sospensione Jovic, recupera il rimbalzo, fasi molto concitate dalla partita, scadono i 24 secondi quindi il possesso. Quando eravamo allo scadere l'arbitro ha fischiato un fallo in favore di Jovic che quindi potrà riportare i padroni di casa avanti per 11 lunghezze se riuscisse a segnarli tutte e due. Il primo è messo a segno, 75-63. Anche il secondo è messo a segno come da previsione. Si conclude così la terza frazione, 76-63 in favore dei padroni di casa dell'SD Basket Mazara sugli ospiti della Nuova Ogatirno. Ci ritroviamo tra poco. Tornano in campo le due squadre per dare via a questa quarta e ultima frazione di questa partita veramente molto bella tra i padroni di casa dell'SD Basket Mazara che ovviamente erano i favoriti alla vigilia e gli ospiti della Nuova Ogatirno, squadra sottovalutata perché troppo giovane ma che sta facendo vedere di guadagnarsi e meritarsi la posizione in classifica, i 6 punti conquistati che sono veramente un collettivo che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, non hanno un lungo ma corrono tutti in maniera esasperata. Le due squadre comunque sono rientrate sul parquet con lo stesso
quintetto con cui hanno terminato la terza frazione e adesso sono i padroni di casa che girano bene il pallone con Warwick che prova il tiro, Jovic da sotto conquista il rimbalzo e va ad appoggiare il più 15, 78-63, buon tempo, Randazzo, Delise, Galipo, Randazzo prova il tiro defilato, Warwick tocca il pallone ma il pallone che già è da fuori e quindi possesso palla per i padroni di casa. Fraselli chiama uno schema, Galipo prova ad ostacolare la sua avanzata, Warwick, Fraselli, Pezzarossa, ancora Pezzarossa, pallone per Jovic che riesce dalla cosiddetta zona Warwick, ovvero sia dalla linea di fondo in posizione laterale a mettere a segno il più 17, 80-63. Adesso probabilmente gli avversari hanno mollato un po', non si potevano mantenere questi ritmi per tutto l'incontro. Jovic cerca di mantenere un pallone che sarebbe andato fuori senza causare danni, ma il pallone finisce sul corpo di Delise che invece va ad appoggiare per il meno 15. Fraselli, Pezzarossa, Warwick, pallone per Jovic che dal pitturato si alza, prova a tirare dallo spigolo destro e non trova il canestro. Ancora gli avversari con Delise, pallone per Bontempi, prova il tiro da tre, sul rimbalzo si fionda Warwick che fa propria la sfera nonostante il tentativo degli avversari di ostacolare il suo rimbalzo e adesso Pezzarossa provato a saltare e passare lottatori ma è stato bravo, se non sbaglio il numero 35 Cordici, a mettersi sulla linea del passaggio e a spedire il pallone fuori. Lottatori si è preso a battere la rimessa, Pezzarossa, Jovic, Pezzarossa prova anche lui dal limite del pitturato in posizione defilata, quasi la stessa identica posizione di Jovic precedentemente, se prima Jovic non era stato fortunato adesso Pezzarossa invece ha trovato il canestro. Gli avversari hanno provato ma nulla di fatto e quindi ancora i padroni di casa che si spingono avanti. Possesso palla per i padroni di casa, conquistato molto intelligentemente da Jovic che ha fatto sbattere la sfera sui piedi di un avversario. Rientra Andrea Anteri, giocatore mazzarese al posto di Fraselli. Anteri, ricordiamo, una guardia che da quest'anno è tornata a giocare con i padroni di casa dell'SD Basket Mazara, per un problema di tesseramento nelle prime partite non è stato impiegato, dalla partita precedente viene messo in campo e si rende utile. Warwick, Anteri, finta il passaggio, ancora Anteri, pallone dentro per Jovic che di prepotenza da sotto nonostante l'ostacolo, anzi nonostante sia ostacolato, scusate, da Delise e da Cordici, riesce ad appoggiare l'84-67. Precedentemente Delise aveva messo a segno due punti, in questo momento è Galipo, anzi è Boucher a mettere a segno la tripla che vale il meno 14 quando mancano ormai poco più di 6 minuti alla fine del match. Brava ad Anteri, Anteri a scappare sul lungo linea, non subisce canestro, serie di scambi e di colpi proibiti sotto il ferro, alla fine Jovic riesce a mettere a segno il canestro. Buon tempo va ad appoggiare ma subisce il fallo, vediamo l'arbitro a chi assegnerà il fallo. Fallo fischiato a Warwick e quindi due tiri liberi
primo tiro messo a segno, anzi no, primo tiro sbagliato, scusate, primo tiro sbagliato dal numero 44 Buontempo, che adesso però non sbaglia il secondo. E sospensione chiamata dalla panchina dell'Agatirno, quando il punteggio, lo ricordiamo, vede padrone di casa l'SD Basket Mazara avanti per 15 lunghezze sulla squadra ospite della Nuova Agatirno, 86-71. Ci ritroveremo dopo la sospensione. Tornano in campo le squadre al termine del minuto di sospensione. Il gioco ancora non è ripreso, gli arbitri stavano discutendo al centro del campo. Lottatori, Pezzarossa subisce il fallo del numero 24 Busco, primo fallo per gli ospiti, due i falli invece commessi dai padroni di casa. Quando siamo ormai giunti al sesto minuto di quest'ultima frazione, Warwick prova un passaggio stile NBA senza guardare il compagno, non riesce, chiede un po' troppo, conquistano palla gli avversari che però non mettono a segno il canestro, si portano nuovamente avanti i padroni di casa, bravissimo in questo caso Busco a rubar palla a Lottatori e a mettere a segno il canestro del meno 13. Ma adesso è Pezzarossa che porta avanti il pallone, controlliamo il gioco, facciamo cose semplici. Bravo Pezzarossa a mettere a segno la tripla, 89-73. Buontempo, pallone per Dilise, bravissimo a far fuori Ujovic e a guadagnarsi la possibilità di realizzare un potenziale gioco da tre. Canestro buono e tiro libero, meno 14, si potrebbero riavvicinare a meno 13. Ma dovremmo, e uso il condizionale, dovremmo essere in grado di portare a termine questa partita, comunque di sapere amministrare questi punti di vantaggio. Sbaglio, tiro libero, Pezzarossa, Lottatori ovviamente mette la quinta tripla, Lottatori, l'immenso Lottatori che quando vede la propria squadra in difficoltà piazza la sua tripla con tranquillità. 92-75. Jovic, Raselli, Warwick, finta il tiro, poi passa dentro a Jovic che provava a tirare ma ha subito il fallo. Adesso vediamo di chi. Fallo del numero 35 Cordici e quindi due tiri liberi per Warwick. Anzi no, l'arbitro non ha ritenuto Warwick in fase di tiro e quindi rimessa a fondo. Raselli subisce il fallo da parte di Colica. Entrato adesso per la prima volta in campo, quindi due tiri liberi per il nostro play. 3-3 il computo dei falli quando sono trascorsi 5 minuti e 34 dall'inizio di questa quarta e ultima frazione. Come ho detto prima, siamo ormai nel sesto minuto. Primo tiro sbagliato, secondo tiro messo a segno, più 18, Colica, Busco, ancora Colica, prova il tiro, ovvero sia prova a affiondarsi sul corpo di Jovic sotto canestro, ma il signor Tartamella ha ravviso un'infrazione di passi e quindi rimessa lato per i padroni di casa. Pezzarossa, Raselli, ancora Raselli, Lottatori, Warwick,
Alley up per Jovic che non riesce ad appoggiare, sarebbe stato un canestro bellissimo. Bravo Lottatori a cercare di mantenere in campo una sfera che finisce tra le mani di Busco, che in transizione offensiva va ad appoggiare. L'intenzione di Lottatori era molto bella. La sua sfortuna è stata che ha raggiunto le mani dell'avversario. Pezzarossa, strapotere fisico di Pezzarossa che quando va in transizione è inarrestabile. Nuovamente più 18, 95-77. Colica. Pallone per Cordici. Colica, buon tempo. Delise prova il tiro corto questa volta. Raselli, Warwick ha cercato un passaggio, per dire la verità ha tirato un missile verso Jovic che da sotto non è riuscito a raggiungere la sfera e quindi rimessa per la squadra ospite. I ragazzi raccolgono comunque l'applauso da parte del pubblico. In questo caso raccoglie l'applauso in maniera particolare il capitano Lottatori, che lascia il campo in favore di Fabio Rizzo, giovane prodotto del Vivaio Mazzarese, altro ragazzo molto interessante. Pezzarossa, bravo Colica a rubar palla e ad andare a realizzare il canestro che porta a meno 14 gli avversari. È comunque una partita veramente bella, i padroni di casa sono ormai vicini a raggiungere la quota 100. Sono poche le partite che terminano con questo punteggio, ma è sempre bello raccontare una partita di queste. Adesso è Jovic che combatte da sotto, passa il pallone a Pezzarossa che entra dal limite del pitturato, prova il tiro e subisce il fallo da parte del numero 11 Colica. Quarto fallo, rimessa a fondo. Viene chiamato un cambio, entra anche lui per la prima volta, il numero 4 Micale, esce il numero 44 Buontempo. Pezzarossa chiama uno schema da rimessa. Raselli prova a recuperare palla, scontro con Colica che lo spinge riuscendo a trovare un fallo antisportivo. È stato ingenuo il numero 11 avversario a commettere questo fallo su Raselli, che adesso beneficerà di due tiri liberi e poi di una rimessa. Ovviamente possono far passare per portare al termine questa partita che comunque non dovrebbe creare grossi danni arrivati a questo punto. 86-79, più 17, rimessa affidata ad Agate, è entrato anche Agate, altro giovane elemento del Vivaio Mazzarese. Agate regala letteralmente il pallone al numero 11 Colica, era stato un errore. Adesso prova lo stesso Colica a prendersi lo sfondo da Raselli, non vi riesce. Jovic di forza prova ad andare sotto riuscendo a trovare il fallo del numero 8 Strati e quindi due tiri liberi. Quando mancano ormai 2 minuti e 27 alla fine, computo dei falli, vede gli ospiti a 4, i padroni di casa delle sedi basket, Mazzara a 3, primo tiro libero sbagliato da Jovic. Anche il secondo sbagliato e non è usuale per il nostro centro. Adesso Deliasi prova il tiro ma cade sul ferro del canestro. Raselli riceve una serie di manate dagli avversari.
alla fine subisce il fallo da parte di Colica. Si è trovato Raselli al centro di una serie di manate avversarie, ma l'arbitro non ha fischiato alcun fallo fino a che non ha potuto che fischiarne uno a caso. Quindi due tiri liberi per fallo fischiato al numero 6 Delise. 96-81, ormai più 17. I minuti sono due alla fine di questa partita. Questa vittoria è molto importante per non perdere il ritmo che ci ha visto cadere solamente nella discussa, tra l'altro, sconfitta di Cefalù. Per il resto abbiamo inanellato soltanto vittorie. I nostri ragazzi riescono sempre ad effettuare delle ottime prestazioni. Tra l'altro non è la prima partita che si sfiora la quota 100, anzi, a dire il vero, questa sarebbe la seconda. Il punteggio già è stato ottenuto, se non sbaglio, contro Palermo. Fallo fischiato ad Agate. Delise. Cordici. Colica, bravissimo Pezzarossa, come al solito rapace nel rubare palla. La passa dietro a Rizzo, che va ad appoggiare per i suoi primi due punti messi a referto in questa partita. Quota 100, è stata raggiunta la quota 100 con il canestro del giovane Rizzo. Delise, bravissimo, si alza e va ad appoggiare l'83esimo punto dei suoi. Pezzarossa, giocata eccezionale, è un ragazzo che atleticamente è veramente super, e riporta nuovamente i suoi a più 19, 102-83, scontro non falloso tra giocatori. Adesso è Agate che ha provato ad appoggiare direttamente sul passaggio di Pezzarossa. Ormai fase finale dell'incontro, in cui si cerca più la giocata spettacolare che l'azione concreta. Raselli ad esempio adesso si inventa un passaggio geniale da campo a campo, coast to coast, per la schiacciata di Alexander Jovic. 104-83, più 19. Cercano anche di far divertire il pubblico in questa fase finale del match. Adesso Cordici prova il tiro, pallone recuperato da Rizzo. Agate, Pezzarossa, Raselli, ancora Pezzarossa. Ormai mancano 10 secondi alla fine, il pallone viene posato a terra. I padroni di casa dell'SD Basket Mazara vincono anche in questa settima giornata contro la Nuova Gatirno per 104-83, punteggio abbondante in favore dei padroni di casa, che volano adesso a 12 punti in attesa del Cefalù, che ovviamente ha ancora una gara da recuperare. Comunque 6 vittorie e una sconfitta, bottino che comunque vede i padroni di casa sempre vincenti al Palazzetto dello Sport. Non capiamo cosa è successo. 2 secondi a finire la partita. A quanto pare mancano, mancavano 2 secondi per finire l'incontro. L'arbitro preciso e certosino ha fatto rimettere in gioco il pallone alla squadra avversaria. Non capivamo il perché ancora non ci fosse stato il saluto tra le due squadre. Scambio di saluti. Aspettiamo adesso la squadra ospite, che come sempre si riunirà al centro del campo per tributare il saluto finale ai numerosi sostenitori che anche quest'oggi
sono venuti a vedere la partita. Complimenti davvero ai ragazzi mazzaresi, autori di un inizio di stagione importante che spero potrà portare questa squadra a giocarsi quantomeno la vittoria finale nel torneo. E con il saluto finale terminiamo l'incontro del match. Buona serata e grazie per aver visto l'incontro. A presto.